Allora, buongiorno a tutti. Lo sapete, presentiamo la 34esima edizione di Time in Jazz. Quest'anno anticipiamo ancora di più la nostra uscita pubblica con un programma pressoché completo, ci sono ancora alcuni dettagli da sistemare, ma diciamo che il 99% del programma questo è e questo andrà in scena dal 7 al 16 di agosto. Siamo tra i primissimi, credo di poter dire, festival a presentare un programma appunto quasi completo, nonostante tutto, ma nonostante tutto anche l'anno scorso siamo stati tra i primissimi, era maggio peraltro, ma la situazione era sicuramente talmente nuova e talmente ancora difficile da metabolizzare con il Covid che aveva appena fatto il suo esordio sulle scene, che uscire a maggio era già molto, soprattutto uscire annunciando che si sarebbe tenuto un festival con un gesto di coraggio sicuramente. Paolo, insistette molto all'epoca per rimarcare proprio perché quello voleva essere un segno di speranza. Poi questo termine segno di speranza è diventato quasi uno slogan, ma è giusto che sia così, soprattutto sul campo della cultura, che forse è, se non quello che ha subito di più in questo anno le conseguenze della pandemia, è sicuramente quelli che più hanno dovuto segnare il passo di fronte a questa cosa incredibile che ci è caduta addosso. Questo è un festival ostinato, come era uno dei primissimi album di Paolo Frese, come è lo stesso Paolo, per cui con grande testardaggine abbiamo portato in porto il festival l'anno scorso e devo dire che nonostante tutto è stata una delle, o forse proprio perché la situazione era così anormale, è stata una delle edizioni più riuscite, almeno per me, che collaboro con Time in Jazz da lontano 1993 e non è poco. Ogni anno il festival, come sapete, ha un tema. Quest'anno il tema suggerito dai 700 anni della scomparsa di Dante Alighieri, o meglio il titolo, ma diventerà anche lo spunto per tante produzioni e tanti concerti, è Stelle. Paolo ha scritto una bellissima presentazione anche in sardo che potrete trovare nella cartella stampa di cui prego È già di... nella chat. È già nella stanza, perfetto, che trovate appunto nella stanza chat e più tra poco anche nel sito di Time in Jazz e che potrete scaricare e leggere quindi insieme a tutti Siamo gli già riusciti, altri del Gabri. festival. Insieme a tutti gli altri contenuti del festival, che spiega bene, meglio di quanto possa fare io, in questa introduzione, il senso di questo festival intitolato Stelle e Isteddos, anche in sardo. Sì, Gabri, sì, Gabri. No. Ha tenuto molto Paolo ad avere anche il titolo in sardo. Tutto ciò premesso, il festival segue la traccia tradizionale, consueta di questa manifestazione, quindi abbiamo tanta musica con Berchida come campo centrale, soprattutto per quanto riguarda i concerti serali in Piazza del Popolo, ma c'è anche un'altra quindicina di comuni che aderiscono all'iniziativa, come sempre, che Time in Jazz è anche soprattutto un festival itinerante. Ma non c'è soltanto musica, abbiamo il cinema con la consueta rassegna curata dal regista Gianfranco Cabiddu. Abbiamo, anzi, aprirà proprio la serie di appuntamenti musicali, il Festival Bar, che non è quello che tutti sappiamo, ma è una rassegna di promesse e talenti sia locali, sardi, sia nazionali. E dal 7, quindi prima ancora che noi scendiamo con i concerti grossi, diciamo così, si terrà nei bar di Berchida. Avremo poi in coda i concerti serali, il Time After Time, che è un po' il prolungamento di queste giornate che si annunciano come sempre densissime.
E abbiamo una grande parte del programma, è importante parte del programma, dedicata ancora una volta alla didattica, all'educazione, alla propedeutica, alla musica per i bambini, per i più giovani. Time to Children, questo è il titolo, e quest'anno si allargherà e ingloberà una parte ancora più ampia che sarà Time to Camp. Tutti aspetti nei quali entreremo più nel dettaglio nel corso di questa conferenza stampa, che passando il testimone a Paolo Fresu, entrerà nel vivo per la descrizione del programma musicale. Paolo. Grazie Riccardo. Buongiorno a tutti. Intanto siamo numerosi e questo ci fa molto molto piacere, quindi grazie di essere intervenuti in questa mattinata. Ha detto bene Riccardo, crediamo di essere, se non il primo, uno dei primi festival ad annunciare un programma pressoché completo, diciamo al 95%, mancano veramente delle piccolissime cose che riguardano alcune delle manifestazioni collaterali. Quando diciamo collaterali non significa che queste siano secondarie al programma, crediamo fortemente che la ricchezza di Time in Jazz derivi proprio dalla molteplicità dei linguaggi, delle occasioni, delle proposte che vi sono all'interno, dove sì c'è un palco centrale, ci sono circa 15 comuni coinvolti, tra l'altro per la prima volta, forse non era mai successo, quest'anno tutti i comuni che hanno deciso di partecipare alla manifestazione hanno già assicurato la loro presenza con grandi anticipo rispetto al passato, e questo è un segnale molto molto importante anche di coraggio, soprattutto da parte dei comuni in un momento che sappiamo essere molto difficile, laddove la discussione sul senso della cultura, l'importanza della cultura, sapete che c'è un'accesa discussione anche sulla situazione dei lavoratori dello spettacolo, siamo fermi praticamente da circa un anno, è veramente tragica, è uno dei settori della produzione del paese più difficile in questo momento, che versa in una situazione molto difficile, per cui il fatto che i comuni abbiano ancor prima che negli anni passati accettato con grande veemenza, con trasporto, di essere presenti, significa che si crede ancora nella cultura come uno degli strumenti migliori per la, come dire, per traghettare anche questa situazione difficile verso il futuro. Ci sono anche alcuni dei sindaci presenti, alcuni di loro vorranno anche intervenire, li ringraziamo perché credo che il pensiero, il punto di vista appunto dei sindaci, di tanti dei paesi dove noi siamo presenti in questi anni sia fondamentale e sia importante. L'aver fatto la conferenza stampa con grande anticipo vuole essere anche un segnale di ripresa, un segnale positivo. Stavolta la positività la intendiamo realmente come positiva, perché solamente se inizieremo a raccontare quello che si vorrà essere nel futuro immediato, probabilmente potremo riprendere le nostre attività. Ricordiamo, ma l'ha già fatto Riccardo Sgualdini, che lo scorso anno abbiamo fatto un festival di 10 giorni, un festival seguitissimo dal pubblico, ovviamente abbiamo rispettato tutte le regole che ci sono state date sul distanziamento sociale, sulla sicurezza, saranno le stesse regole che rispetteremo questo anno, non sappiamo ancora quali saranno le regole del mese di agosto, ovviamente dipenderanno dalla curva del contagio, ma noi, come è stato lo scorso anno, siamo pronti a rispettare in maniera precisissima le regole. E ricordo che lo scorso anno Berchida ha organizzato un festival della durata di 10 giorni dove non c'è stato un caso di Covid. Probabilmente questo bisognerebbe dirlo sempre più spesso, senza voler mettere in campo note polemiche, ma per dimostrare che non è sicuramente la cultura, non è lo spettacolo, non sono i teatri piccoli, peraltro aperti, o gli spazi piccoli dove si organizzano i concerti a contribuire al contagio. Intanto la stella che ho dietro di me, non sono a Cuba, come qualcuno ha detto, divertito prima, ma sarà la grafica, che poi sarà declinata in mille modi, di questa 34esima edizione di Time in Jazz. E siamo fieri di ospitare questo progetto grafico, che è di una giovane donna di 27 anni, ghanese, del Ghana, si chiama Aiva Voprinda, che appunto l'ha fatta
nella sua città, senza avere peraltro a casa gli strumenti poi per spedire questo progetto grafico. Abbiamo iniziato un'esperienza nuova, un apposito concorso che è stato lanciato nei mesi scorsi da Time in Jazz su diverse piattaforme di design internazionali, e appunto sono arrivati diversi lavori da tutto il mondo e abbiamo scelto il lavoro di questa giovane donna ghanese, appunto. Quando gliel'abbiamo comunicato lei non ci credeva, diceva: ma io andavo a mandare il progetto nell'internet point vicino a pagamento, dove finalmente c'era una linea decente, eccetera eccetera. Quindi siamo molto molto contenti di questo progetto grafico, che diventerà quello che declineremo poi in varie forme, come facciamo ogni anno, proprio per tutti i materiali del festival. Perché una stella? La stella perché sapete che le cantiche della Divina Commedia si chiudono tutte con la parola stella. Non volevamo fare un festival dedicato a Dante, questo, che io credo che Dante sia non solo il poeta più conosciuto del mondo, ma questo anno diventerà forse anche il poeta più odiato del mondo, perché Dante è dappertutto, e tutto quello che non volevamo fare è fare un festival su Dante. Quindi non sarà un festival su Dante, ma il tema delle stelle di Dante sarà, diciamo, quello che ci accompagnerà durante questo percorso e che ci porterà poi non solamente alla Divina Commedia, che per esempio leggeremo anche in sardo. Forse pochi sanno che Pietro Casu, un canonico berchildese, grande studioso, scrittore, soprattutto glottologo e appassionato di lingua, ha scritto il più grande vocabolario di sardo italiano, era di Berchilda, ma aveva coraggiosamente tradotto la Divina Commedia in sardo. Quindi la Divina Commedia di Pietro Casu, sa Divina Commedia, sarà poi letta da Gavino Ledda e accompagnata da Ramberto Ciammarugui. Questo è uno dei tantissimi progetti originali che sono stati commissionati appositamente, che ci guideranno, diciamo, all'interno di questo percorso legato al festival. Ma stella è anche la stella di David Bowie, ovviamente. E l'ultimo disco, poi Black Star, che sapete si è riuscito poco prima della sua morte, dove saremo sul palco centrale l'11 di agosto proprio a presentare il progetto su David Bowie insieme a Petra Magoni, Gianluca Petrella, Christian Meyer e tantissimi altri. Stella e Isteddos in sardo, mentre in italiano è stella al femminile, in sardo è maschile, invece una parola molto bella, e stella poi significa molte cose diverse, insomma, ma credo che ognuno di noi possa declinare questo tema nella sua maniera. Quindi un festival molto speciale, un festival che riassume un carattere internazionale che l'anno scorso ovviamente non potevamo avere, viste le difficoltà legate al Covid, con la presenza di due artisti stranieri, seppur appartenenti a due generazioni diverse. Il primo è Avishai Cohen, il trombettista, con un progetto molto molto interessante che è stato pubblicato da pochissimo per la ECM, e poi Lars Danielsson, il bassista svedese della scuderia della ACT, mentre il primo è della scuderia della ECM, il secondo è della scuderia della ACT. Il palco centrale avrà cinque momenti importanti. Appunto, il primo giorno il progetto su David Bowie dal titolo Heroes. Il secondo giorno invece avremo appunto Avishai Cohen, e ci sarà poi Gianluca Petrella con la Cosmic Connection, un progetto dedicato in questo caso al cosmo. Il quarto giorno avremo invece Fabio Concato, che sapete doveva venire lo scorso anno e poi per le motivazioni legate al Covid non è potuto essere presente. E poi chiuderemo il 15 agosto con un progetto speciale che abbiamo commissionato ad un artista berchidese, che è Nanni Gaias, che stiamo seguendo da tempo, un artista poliedrico interessantissimo, con una energia giovanissimo, con un'energia incredibile, che non solo animerà le notti di Time After Time dopo il concerto principale sul palco di Berchida, ma poi il 15 agosto salirà sul palco di Berchida con un progetto speciale che sta costruendo appositamente e che coinvolgerà il duo di Don Leone e soprattutto Bombino, un artista africano che sicuramente conoscete, che già in passato era stato presente a Time in Jazz. I concerti della sera appunto avranno una prima parte che sul palco principale, poi ci si trasferirà
sul palco più piccolo della piazza adiacente, appunto per le lunghe notti, dove Nanni insieme al suo gruppo inviterà di sera in sera diversi artisti che sono legati alla tradizione della Sardegna e non solo. Ma poi ci saranno tantissimi concerti che si terranno appunto nei 15 comuni di tutto il nord della Sardegna, in luoghi ovviamente straordinari, luoghi che sono di una bellezza incredibile, saranno l'occasione anche per il pubblico di scoprire luoghi nuovi, ne scopriremo di diversi, e in questi ci saranno alcuni tra gli artisti più interessanti della scena nazionale. Penso a Francesco Ponticelli, penso a Filippo Vignato, Matteo Pastorino, artista sardo, il trio Matt con Marcello Allulli, Diodati e Ermanno Baron, il solo di Fabio Giacchino, il trio Bobo con Faso, Diego Le Storie Tese, Cristian Meyer e Alessio Menconi, il pianista Paolo Di Sabatino con Marco Siniscalco e Glauco Di Sabatino, Ramberto Ciammarughi accompagnerà solamente Gavino Letta nella lettura della Divina Commedia, ma farà un solo dedicato ai notturni, sarà una sua declinazione dei notturni in genere, non sappiamo quali saranno, se saranno quelli di Chopin, se saranno quelli di Mahler, se saranno altri, e poi tante altre realtà. Sarà presente la banda musicale di Berchini, come sempre, perché questo festival non sarebbe esistito se non fosse nata nel 1913 una banda musicale che esiste ancora. Sarà presente la Funky Jazz Orchestra, che accompagnerà appunto i concerti, ma oltre alla musica poi ci sono tutta un'altra serie di attività che sono già state raccontate in parte da Riccardo, che sono legati alle presentazioni dei libri. Nello specifico ci saranno alcuni libri, il nuovo progetto di Luigi Onori con Riccardo Brazzale e non ricordo più, va bene, un libro bellissimo di Bruno Tommaso al quale siamo molto legati, un altro di Giacomo Serreli. E poi Eugenio Coccia lavora per il Centro di Ricerca del Gran Sasso e parlerà di stelle, parlerà di cosmo, proprio per dare un senso ancora più ampio al progetto di questo anno. E ci saranno poi i bambini, intanto Giacomo Vardeo, questo giovanissimo organettista sardo, che il 15 si incontrerà invece con Pierpaolo Vacca, che è un musicista di più esperienza. Ho dimenticato di dire di Naomi Berril, che sarà in solo a Bortigiadas il 12 di agosto. L'apertura, anche se ancora non sapremo in quale giornata, è difficile per l'evoluzione del Covid di stabilirlo, con due giovani musiciste che sono Sara Magone e Clara Zucchetti, ukulele, voci e percussioni, che dovrebbero essere sulla nave della Sardinia Ferri. Saluto Cristina Pizzuti, che è presente stamane, ancora non abbiamo deciso in che forma, quando, proprio per le difficoltà legate appunto alla pandemia, ma che dovrebbero idealmente, diciamo così, aprire il festival in traversata sulla nave della Sardinia Ferries. Poi il 9 di agosto, musica nuda, come nella migliore tradizione del festival, a casa di Fabrizio De André a Lagnata, appunto con Petra Magoni e Ferruccio Spinetti. Le cose, come vedete, sono tantissime. I temi, il tema delle stelle permea tutto il festival, passando da Dante a David Bowie e andando in tante direzioni diverse. E non ultimo, poi quest'anno, il tema delle stelle, Sosistebios in sardo, non può non portarci verso il mondo dell'infanzia. Il progetto Time to Children, che è nato ormai 2 anni fa, è diventato quest'anno una realtà veramente straordinaria, importantissima, che vorremmo continuare ad evolvere nel tempo. Quindi sono tantissimi i progetti di questo anno, ed è un vero festival nel festival, cioè un festival che raccoglie laboratori musicali, progetti legati alla didattica, progetti legati ai video. Ci sono qua alcuni dei protagonisti, appunto Stefano Baroni, Ambrogio Sparagna, che saranno presenti in diverse forme. È un progetto
coordinato da Sonia Peana con l'aiuto di Katia Gori, che saluto ugualmente, che è presente stamattina in conferenza stampa, e speriamo che vengano proprio famiglie da tutta Italia, anche da fuori, proprio per seguire espressamente questo progetto dell'infanzia che diventa sempre più ricco e sempre più importante. Anche perché, e poi magari lo racconterà meglio Matteo Alissia, nelle prime due settimane di luglio questo anno terremo a Berchida un vero campus dedicato all'infanzia. Si chiama Time to Campus, è un progetto che terremo negli spazi antistanti alla nostra casa, alla Casara, che sapete essere una vecchia casearia che noi abbiamo poi acquistato, che è diventata il nostro quartiere generale, dove sta nascendo un giardino mediterraneo che si chiamerà Sa Corte del Soltigiu, la corte del sughero, in sardo logudorese, dove appunto ci sarà un giardino mediterraneo che ospiterà per due settimane bambini, credo tra i 9 e i 12 anni. Matteo, poi correggimi se sbaglio qualcosa, e anche per quell'occasione arriveranno diversi musicisti, didatti, personaggi di vario tipo a raccontare le loro storie. Saranno anche sportivi, saranno uomini di spettacolo, saranno persone del paese che andranno in quei luoghi a raccontare ai bambini appunto la loro esperienza. È un progetto molto molto importante di inclusione sociale in un momento, lo ricordiamo sempre, in cui i bambini sicuramente in questa pandemia hanno vissuto uno dei momenti più tragici, quindi vanno aiutati. In quell'occasione stiamo tentando anche un esperimento interessante che si chiama Sa Radio de Mannos e Minores. Che cos'è? La radio dei grandi e dei piccoli. Vorremmo, siccome in parrocchia a Berchida c'è una radio che trasmette la messa, le funzioni religiose la domenica o nelle giornate, appunto le novene, eccetera, eccetera, e soprattutto gli anziani, per gli anziani, e soprattutto ora, nel momento in cui sono ancora chiusi in casa, quello è un momento importantissimo. Mia madre non attende altro che la domenica alle 11 per accendere la sua radiolina e sentire la messa da casa. Allora abbiamo chiesto al parroco di Berchida se possiamo avere in prestito la radio per poter trasmettere alcuni dei momenti che passeranno nelle attività dei bambini e che diventano un ponte, diciamo così, ideale tra i piccoli e i grandi, proprio in un momento così difficile come quello della pandemia in cui tutti siamo chiusi in casa. A parte questo, le attività del cinema, è presente Gianfranco Cabido che magari poi potrà dirci qualcosa, e tutto il mondo legato poi al green. Alcune delle realtà che ci aiutano, che sponsorizzano il festival, sono la Fondazione Gardini, è presente Leonora stamattina, che saluto, e anche Novamont con Mater B saranno presenti, perché tutto il processo legato alla musica e all'ambiente, che sarà il filo conduttore anche delle attività di Time to Children e di Time to Campus, sono uno dei fiori all'occhiello del nostro festival, che sempre di più, proprio perché porta i concerti nei luoghi più disparati delle nostre comunità e in spazi all'aperto, che sono le spiagge, che sono le rive dei fiumi, i boschi, eccetera, eccetera, il problema dell'ambiente, delle energie, della sostenibilità ambientale ci è particolarmente caro, è uno dei temi più importanti. Credo di aver lasciato fuori veramente tante cose, perché il programma di quest'anno è particolarmente ricco, un programma veramente a 360 gradi, in cui abbiamo cercato, soprattutto al tempo della pandemia, del nostro chiuderci nelle case, eccetera, di mettere all'interno del festival tutta una serie di iniziative che possono raccontare invece il bisogno della comunicazione, il bisogno della tesa di mano, del contatto. Non sarà probabilmente il contatto fisico neanche quest'estate, però, come dire, siamo pronti a abbattere le barriere fisiche della distanza attraverso la musica, attraverso l'emozione, attraverso tutte quelle cose che riteniamo siano fondamentali per la nostra vita di tutti i giorni. Il programma poi lo troverete e potete leggerlo con più calma. Prima di passare la parola magari al sindaco di Berchida per un primo saluto, però chiederei a Gibo di passare un piccolo video appunto di Sonia Peana, perché Sonia stamattina non può essere presente alla conferenza stampa e quindi ha registrato un piccolo video che racconta in poche parole che cosa è Time to Children e che cosa è Time to Campus. Grazie. Sono felicissima di presentare questa nuova edizione di Time to Children 2021. È un'edizione speciale perché è molto ricca e soprattutto perché ha
sono stati coinvolti numerosi musicisti che sono già presenti al festival e infatti abbiamo scelto tutti artisti che durante la loro carriera concertistica hanno dedicato maggior parte del tempo proprio all'educazione e alla didattica del linguaggio improvvisativo e del jazz, sia a scuola che comunque facendo dei laboratori dedicati ai bambini. In particolare ci saranno tantissimi laboratori un po' dedicati al tema delle stelle, come sarà per il festival, e questi laboratori andranno dai zero, abbiamo messo anche 120 anni perché comunque spaziano anche come tematiche, come linguaggi, a tutto un pubblico che ha un interesse speciale per i bambini e per l'educazione musicale del jazz. Ci saranno nomi come Ambrogio Sparagna, che per esempio cercherà di far confluire le due tradizioni, quella della sua musica tradizionale con quella della tradizione sarda, dell'organetto sardo. Ci saranno delle mostre, come per esempio la mostra di Matraculas, dove ci saranno tutti gli strumenti che venivano utilizzati dai bambini nelle feste tradizionali sarde. Ci saranno Stefano Baroni, che ha questa bellissima modalità del drum circo, del dressing song, quindi del coinvolgere delle persone che non si sono mai trovate insieme a suonare e che potranno invece, attraverso il suo gesto, una sorta di conduction, come la stessa che farà poi anche Pasquale Mirra, si ritroveranno a improvvisare e a suonare insieme. È un festival che coinvolge famiglie, che coinvolge diversi linguaggi, e sarà un festival dove molti artisti saranno quelli che anticiperanno un po' il time to campus. Infatti nei mesi precedenti di luglio, in due settimane in realtà di luglio, che sono quelle dal 5 al 19, ci sarà time to campus, due settimane molto intense in cui i ragazzi potranno in qualche modo incontrare la cultura, i personaggi comunque della musica, dello spettacolo, e che hanno avuto delle esperienze particolari e che possono comunque raccontare in maniera interessante per la loro esperienza. Quindi i ragazzi potranno in qualche modo frequentare dei campi estivi in cui ci saranno attenzione a molti linguaggi artistici, alla musica, come ho già detto, ma anche all'esplorazione di questi ambienti bellissimi che la Sardegna ha, naturali. Infatti sia Time to Campus che Time to Children hanno questa grande attenzione al tema dell'ambiente, e in tutti gli appuntamenti ci sarà comunque una sensibilità a questo pensiero dell'ambiente, a questo pensiero ecosostenibile. I laboratori sono tanti e sono veramente interessanti, quindi speriamo di avere molti frequentatori. E tra tutti questi nomi c'è anche lo scrittore, per esempio, Bruno Tognolini, c'è l'illustratore Alessandro Sanna, di cui sarà una bellissima mostra da lui insomma presentata. Quindi insomma ci aspettiamo un grande successo, e speriamo veramente di avere tanti bambini che possano abbracciare questo grandissimo regalo di questi laboratori speciali dedicati a loro. Grazie e arrivederci a presto. Bene, la Sunea Peana ci ha illustrato la parte dedicata ai bambini, come avete sentito. Parte di un programma davvero molto ricco, un festival nel festival per i più piccoli. Io inviterei Andrea Mieddu, sindaco di Berchida, che è il padrone di casa, insieme a Paolo, per un saluto e un augurio, speriamo, per questa nuova edizione che stiamo varando oggi. Riccardo, buongiorno a tutti. Saluto e ringrazio Paolo Fresu e l'associazione Time Jazz per
il coraggio, l'ottimismo e la speranza in una forte ripresa che saluta con felicità e che accompagna questo sentimento insieme a tutta l'amministrazione la 34esima edizione del Time in Jazz. Da 7 al 16 agosto Berchidda si apre ancora una volta al mondo della musica, della cultura, a tutto il territorio e ai nuovi aderenti. È l'occasione anche per salutare, oltre che tutti coloro che ci seguono, anche i colleghi sindaci che sono collegati e presenti in questo ambiente virtuale e che hanno deciso di sposare la causa di una ripartenza a sostegno del mondo della cultura e della musica, aderendo ad un progetto che è oramai una delle proposte culturali più importanti del panorama nazionale e, senza tema di smentita, anche del panorama internazionale. Penso che l'ultimo intervento che mi ha preceduto, che è stato fatto in chiave sociale, sottolinei con grande forza questo sentimento che anima ciascuno di noi verso la ripartenza e accosta come in un binomio l'idea della socialità con la convivenza con il coronavirus. E parto proprio da qui. È un atto di coraggio, ma è anche un atto di grande decisione da parte di Paolo, dell'associazione, dell'amministrazione tutta, quella di voler rifare il Time in Jazz e quella di voler soprattutto confermare che non si è mai interrotta la continuità del nostro festival. Qualche volta ho detto, anzi più di una circostanza, ho detto che noi berchiddesi vediamo il Time in Jazz come parte della nostra identità. Ho parlato di un'essenza ontologica del berchiddese e del jazz. Oggi, alla luce del coronavirus e delle difficoltà della pandemia, dico che è come se immaginassimo che ciascuno di noi berchiddesi e anche coloro che lo sono in modo onorario, perché hanno sposato la causa di Time in Jazz, cercano di restituire a se stessi questa parte dell'identità, riconquistando un briciolo e un pezzetto in più di libertà verso la normalità. Quindi il Time in Jazz deve e può, senza alcuna difficoltà, senza fare come è accaduto l'anno scorso, questo è il primo grande auspicio, senza essere sede di diffusione della pandemia e di contagi, può convivere con le più rigorose, restrittive e comunque stabilite misure di sicurezza e di comportamento che sono previste dalle disposizioni governative vigenti. Penso che Berchidda, fulcro della musica e della cultura, il centro del festival, sia comunque anche insieme a tutti gli altri comuni un modello che promuove la cultura in un sistema territorio. Questa è la grande vittoria e il raggiungimento e il consolidamento ogni anno sempre di più, grazie alle nuove edizioni, di obiettivi raggiunti. Sono particolarmente contento che il Time in Jazz si sia fatto in tutti questi anni, alla vigilia della 34esima edizione, anche vettore e artefice del coinvolgimento delle tante sensibilità e talenti musicali del nostro comune. Paolo ha citato la ultracentenaria banda musicale Bernardo De Muro, ha citato la Funky Jazz Orchestra, ha citato il giovane talento Nanni Groove, a cui va il mio augurio e i complimenti di tutta l'amministrazione per essere una proposta emergente che il Time in Jazz consacra su palcoscenici di grande rilievo internazionale. I bambini, l'attenzione, lo sguardo, la sensibilità verso queste parti sociali così fragili, così deboli, pesantemente colpite dalla discontinuità della pandemia nei loro ritmi di vita quotidiana, penso all'istruzione e al tempo libero, è una nota di merito e di lode che faccio personalmente a Time in Jazz e a Paolo come direttore artistico, perché riservare uno spazio ai bambini con la creazione del campus è un atto di generosità
e di grande umanesimo che contraddistingue Timing Jazz e tutti coloro che lo seguono e che ne fanno parte. Allora, sostenere le difficoltà per uscire dalle difficoltà in cui oggi si trova il mondo della musica è, penso, un dovere di tutte le istituzioni. Ecco perché l'amministrazione comunale, con decisione, senza titubanze o remore, con grande convincimento, consapevolezza e responsabilità, ha detto unanimemente sì quest'anno alla 34esima edizione, che auspichiamo possa essere un nuovo rinnovato successo all'insegna della sicurezza. Ringrazio davvero tutti coloro che ci credono e che ci hanno creduto finora, e tutti coloro che vorranno seguirci dal 7 al 16 agosto. Grazie Andrea Niedu, sindaco di Berchida. Io proseguirei per un breve saluto con le altre rappresentanze istituzionali, per esempio con Francesco Lai, che è il sindaco di Loiri Porto San Paolo. Buongiorno a tutti, buongiorno Paolo, grazie per l'invito, ma soprattutto grazie per il grande coraggio che ci dà la speranza per uscire quanto prima da questa situazione e per continuare ad investire nel settore della valorizzazione della cultura, della musica in particolare, ma anche nella promozione territoriale, nella coesione territoriale, perché la vera ricaduta, la vera scommessa che il Timing Jazz in questi anni ha vinto è quella di unire le amministrazioni locali, i comuni, i territori in cui appunto il Timing Jazz ha fatto visita, e pertanto come amministrazione comunale abbiamo ritenuto estremamente importante aderire anche quest'anno per cercare di dare anche noi il nostro piccolo contributo di speranza per un futuro, insomma, sicuramente migliore, cercando di salvare il settore della cultura, almeno nelle manifestazioni che hanno visto una grande ricaduta in questi anni. Altrettanto mi auguro che tutte le istituzioni si rendano davvero conto del valore e delle ricadute che ha il Timing Jazz in questo territorio, quindi non solo Berchida, che è il comune capofila. Ne approfitto per salutare il sindaco presente e tutti i sindaci che fanno parte di questa aggregazione per la manifestazione del Timing Jazz. Mi auguro davvero che tutte le istituzioni si rendano davvero conto del valore e delle ricadute che ha il Timing Jazz su questo territorio, per non mettere mai più in discussione il sostegno a questa manifestazione. Quindi grazie a Paolo, grazie a tutta l'associazione. Ci vediamo ad agosto. Riccardo, devi togliere il muto. Ero sicuro di averlo fatto. Scusate. Io vorrei sentire Valentina Geromino, che è l'assessora di Arzachena, che vedo collegata. Sì, eccola. Sì, buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Vi porto i saluti del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale. E vi confermo con grande piacere l'adesione e l'appoggio convinto e deciso di Arzachena al progetto Timing Jazz anche per questa edizione. Sarà per noi il quarto anno consecutivo e ci auguriamo ovviamente che ne seguiranno molti altri. Ci tengo in particolar modo a ringraziare il direttore artistico Paolo Fresu, che tra l'altro abbiamo avuto l'onore di ascoltare lo scorso anno anche nel nostro territorio, tra le suggestive rocce di Liponchi. Lo voglio ringraziare per la sua tenacia nel voler portare avanti il festival nonostante tutto. Cosa non scontata, visto il momento difficile che sta attraversando tutto il mondo della cultura e dello spettacolo. Però Arzachena c'è, è al vostro fianco e crede fortemente in un festival che rappresenta un'eccellenza nel panorama culturale, nazionale, internazionale, come avete già detto, e ha sempre portato con sé un messaggio positivo, dialogante, attraverso il linguaggio universale della musica, ma soprattutto è indubbiamente anche una importante vetrina per tutti i territori che ospitano e accolgono la manifestazione, oltre ad essere un momento, un bel momento di condivisione e di messa in rete di tutti i comuni.
visto il tema scelto, stelle, che appunto è stato annunciato oggi, ci auguriamo di ospitare anche quest'anno Time in Jazz nella notte di San Lorenzo, così come è stato per le scorse due edizioni, così da poter godere insieme appunto delle stelle della musica, spero in un clima più sereno e disteso, insomma con migliori condizioni per tutti. Più in generale mi auguro che alla cultura possa essere riconosciuto il ruolo trainante, sia per quanto riguarda la qualità della vita che per lo sviluppo sostenibile dei territori e delle comunità. Detto questo, io vi ringrazio ancora e vi auguro un buon lavoro. Il sindaco di Ostiri, Roberto Carta, mi pare che non ci sia. Sì, io l'ho visto prima. Sì. C'è, gli diamo subito la parola. Mi sentite? Sì. Buongiorno, salve. Siamo veramente contenti e orgogliosi di partecipare a questa edizione di Time in Jazz dopo tanti anni, perché Ostiri mancava da diversi anni. Per me è anche una grande emozione, perché io l'ho sempre seguito da ragazzo, prima da cittadino un po' più maturo dopo, e adesso da sindaco, con l'aver favorito la partecipazione e l'adesione appunto dell'amministrazione che in questo momento guido. Un dovere universale assoluto, anzitutto come sostegno all'arte, alla cultura, alla musica, in un momento e in un anno che è stato veramente difficile per i professionisti che lavorano in questo mondo, ma anche per tutti coloro che da sempre sono appassionati e hanno veramente interesse per una crescita civica e culturale grazie all'arte e alla musica. L'orgoglio poi di essere protagonisti con quello che è il nostro Isteddu, la nostra stella, cioè Nostra Signora di Castro, che ospiterà appunto un momento musicale di Time in Jazz, un sito che insomma da oltre 1000 anni denota quella che è l'importanza del territorio di Ostiri, più in generale del territorio denominato Logudoro appunto occidentale, in cui ricade poi l'evento. Una cosa molto importante poi che mi piace sottolineare anche, e qui saluto il sindaco di Birchida Andrea Nieddu, l'idea appunto di condividere e compartecipare, che per due comunità così vicine come Ostiri e Birchida sarà ovviamente ineludibile per il presente e per il presente a venire. Vi ringrazio tanto per questa occasione, grazie a Michele Pinna che ha tenuto i rapporti con noi, a Matteo Alissia, naturalmente a Paolo Fresu che è il direttore artistico. Per noi insomma questa partecipazione avviene con grande convinzione e con grande orgoglio. Grazie a tutti, buon proseguimento. Grazie da sindaco al sindaco Antonio Sau, il sindaco di Ostiri, che ve l'ho collegato. Buongiorno. Sì, grazie, buongiorno, buonasera a tutti, al direttore artistico Paolo Fresu, al sindaco di Birchida Andrea Nieddu, per tutti i sindaci e a tutta l'organizzazione. Niente, porto i saluti dell'amministrazione comunale di Ostiri e la gioia della comunità itirese nel far parte per la seconda edizione della manifestazione Time Jazz. Lo facciamo convintamente, ci sentiamo anche privilegiati, ecco, di far parte di questo gruppo comuni, di comunità che continuano anche nelle difficoltà a credere e a investire nella cultura come primo elemento di risveglio da questo triste momento pandemico che un po' ha depotenziato e svilito tutto quello che è il nostro sapere, il nostro estro, i nostri aspetti culturali e sociali più in genere. Io credo che sia difficile per le comunità mettersi in gioco in questi momenti, far fruire insomma di spettacoli così e di eventi, insomma di eventi culturali di così gran livello nelle nostre comunità, però lo facciamo perché siamo convinti che sia giusto farlo, che sia doveroso e che appunto il mantenimento della nostra vivacità culturale sia quello che deve motivarci e farci ritrovare la voglia, ecco, di risvegliarci. Siamo a disposizione assieme all'organizzazione per tutte le misure necessarie alla fruizione dell'evento in sicurezza e insomma ci mettiamo anche a disposizione sia nella riconferma del sito la chiesa di San Maurizio come l'anno scorso, anche nella individuazione, ecco, di un
di qualche altro sito che possa essere forse più attrattivo o anche migliore rispetto a quello che insomma era stato l'anno scorso. Faccio un grosso in bocca al lupo, ecco, a tutti i miei colleghi sindaci affinché insomma si riesca al meglio a gestire l'evento, all'organizzazione, insomma un grosso in bocca al lupo per questa che deve essere una stagione veramente della ripresa della nostra vita, della nostra abitudine, insomma, e alla riscoperta della appartenenza che abbiamo alla comunità sarda, fatta ecco di grandi momenti di livello culturale elevato che possono aggregare e inorgoglire la comunità sarda in genere. Grazie sindaco Antonio Xau, sindaco di Icchiri. Chiuderei, perché mi pare che sia l'ultimo ospite, con Luciana Cossu, che è vice sindaco di San Teodoro. Buongiorno Luciana. Buongiorno a tutti, saluto tutti e saluto il signor Freso e tutta l'organizzazione del Timing Jazz. E vi ringrazio ovviamente per l'invito. Noi insomma da un po' di anni che ospitiamo il Timing Jazz, lo amiamo molto, devo dire la verità. Io stessa andavo in laguna e mi sdraiavo ad ascoltare Paolo che arrivava dalle acque. Bellissimo, noi davvero lo adoriamo e siamo sempre felici di insomma di ospitarlo e speriamo di poterlo fare sempre. Questo come tanti altri eventi culturali che speriamo arricchiscano sempre di più il panorama teodorino e insomma locale in generale. Ecco, vi ringrazio tantissimo e ci vediamo per il Timing Jazz. Grazie mille, vi porto anche i saluti di tutta l'amministrazione del sindaco ovviamente. Grazie a tutti per esserci sempre, grazie. Grazie Luciana Cossu. La Fondazione di Sardegna è uno dei partner principali di Timing Jazz e quindi invito Francesco Carta a prendere la parola per un secondo. Grazie Riccardo, grazie a tutti voi per l'invito. È un grande piacere ovviamente per la Fondazione essere partner di questa bellissima iniziativa ormai consolidata nel tempo. Intanto mi devo complimentare con i creativi che hanno immaginato questo filo conduttore delle stelle per questo festival. È una bellissima trovata, molto suggestiva. A me personalmente è venuta in mente una frase, se non ricordo male, di Martin Luther King, che diceva che solo nell'oscurità si possono vedere le stelle. E io credo che questo periodo di oscurità che noi stiamo attraversando e che speriamo di superare il più rapidamente possibile, possa essere illuminato dalle iniziative come questa di Timing Jazz, iniziative culturali, iniziative di grande stimolo riferito ai singoli e riferito a tutte le comunità coinvolte. Le stelle nella tradizione hanno ispirato poeti, musicisti, hanno ispirato viaggiatori, una per tutte, la stella polare che ci ha sempre segnato il nord. E la cultura deve essere questo nelle nostre comunità e nelle nostre esperienze personali. Deve essere una guida che ci ispira e che segna il nostro cammino nella vita normale di tutti noi, che ci arricchisce e che ci rende migliori. E la somma del miglioramento di ciascuno di noi è il risultato del miglioramento di tutta la comunità. Grazie ancora per la ospitalità e auguro a tutti quanti buon lavoro. E approfitto anche per portare i saluti ovviamente del presidente e del consiglio di amministrazione della fondazione. Grazie Carlo. Matteo, Alicia, la nostra coordinatrice, avrà diverse cose da dirci. Buongiorno a tutti, io sono dell'idea che vi dico subito che nel comunicato stampa c'è scritto tutto, ma che alcune precisazioni voglio fare perché sono molto entusiasta di poter, per esempio, dire subito che abbiamo avuto la partecipazione di tutti i comuni coinvolti come in tempi record. A marzo avevamo avuto l'adesione di tutti.
Abbiamo avuto le risposte entusiastiche di tantissimi sponsor privati, poi Gibo ci dirà quali. Abbiamo anche alcune istituzioni che ci sostengono nonostante tutto, istituzioni e amministrazioni pubbliche che sono dalla nostra parte e che hanno deciso di sostenerci perché negli anni abbiamo seminato e che quindi ci sostengono perché considerano il festival un grande progetto culturale. Questo non è scontato perché ci siamo dovuti scontrare in quest'anno, abbiamo avuto qualche inciampo, però siccome siamo ottimisti e guardiamo sempre al futuro, nel nostro comunicato stampa abbiamo scritto anche il sostegno dell'assessorato al turismo. In realtà il bando dell'assessorato al turismo non c'è, non sappiamo come sarà. Lo scorso anno è stato un cosiddetto click day che ci ha visti esclusi e ci ha visti esclusi in un momento in cui noi avevamo già fatto il festival e stavamo quindi raccogliendo tutto per chiudere. Non sappiamo come andrà quest'anno, ma siamo insomma propositivi, siamo ottimisti, speriamo che le cose si sistemino. Avrete letto, no, qual è stato tutto il percorso. Intanto siamo felici di dire che, per esempio, il MIBAC a fine aprile, il 23 aprile, avrà la scadenza del bando e che ha già detto che sosterrà tutti noi che siamo nel FUS, nel Fondo Unico per lo Spettacolo, da diversi anni. Ci sarà il 30 aprile la scadenza del bando della RAS Cultura, che ha già deciso di sostenere chi ha sostenuto nel 2019-2020, e quindi siamo ottimisti che anche le altre istituzioni che da anni ci hanno sostenuto capiscano che il momento è difficile e che casomai adesso più di prima abbiamo bisogno di questo sostegno e che, come tutti i sindaci, hanno aderito, perché la ripartenza parte dalla cultura e dalla cultura nel territorio, lo capiscono tutte le istituzioni. Come siamo felici di dire, e anzi è doveroso dire, che questo grande progetto che è il Time to Campus, che è anche il Time to Children, è sostenuto dal Dipartimento delle Politiche per la Famiglia del Consiglio dei Ministri. Noi dedicheremo poi una conferenza stampa ad hoc, ma è doveroso dirlo perché, come diceva Andrea Nieddu, il sindaco di Berchidda, noi partiamo, è ancora più il messaggio è ancora più chiaro che bisogna partire dalle nuove generazioni. Partiamo dai bambini, la fascia d'età è quella degli 8-11 anni. Faremo un campus e quindi Berchidda sarà abitato, sarà invaso dai bambini per 2 settimane a luglio e si investirà su di loro perché devono loro più che altro recuperare, più degli altri, recuperare il gap che è stato questo della pandemia, che li ha tenuti lontani dalla scuola, lontani dalla socialità, e perché questa connessione col territorio, con i laboratori, con gli anziani, con gli artigiani, con la natura, con le escursioni e con la musica, che è il filo conduttore, possa essere una vera e propria rinascita. Noi, preparazione alla parte più diciamo più aperta al pubblico, alle famiglie, che avremo con il Time to Children ad agosto. Quindi che è sostenuto anche dal Banco di Sardegna, un altro grande nostro sostenitore che si dedica alla parte children, bambini, Time to Campus. Quindi ci tenevo molto a ringraziare anche il Banco di Sardegna, che sostiene questa parte importantissima, e a ringraziare tutti gli artisti che sono presenti qua e che hanno aderito con grande entusiasmo, sapendo di dover fare avanti e indietro a luglio e ancora ad agosto per questo grande progetto, che ha raccolto comunque l'entusiasmo di tutti. Il festival è anche green. Dobbiamo dire che abbiamo quest'anno, facciamo parte di una rete che si chiama Jazz Takes the Green, che è la prima rete di festival jazz che sono ecosostenibili, una grande rete che entrerà già subito in collaborazione col Ministero dell'Ambiente per creare i CAM, i cosiddetti criteri minimi ambientali, quindi una rete importantissima della quale siamo orgogliosi di far parte e sempre nel filo che abbiamo già da anni di pratiche green, delle migliori pratiche green che abbiamo messo a correre con l'energia solare
che è quella che viene utilizzata, l'unica che viene utilizzata nei nostri concerti esterni e con tutte le pratiche possibili perché il nostro festival sia sostenibile. Il festival è anche mostre, abbiamo, non so se c'è ancora Severino Salvemini, del quale avremo la sua mostra di acquerelli e lo ringraziamo molto, gli acquerelli con i suoi ritratti di musicisti jazz. Avremo la grande mostra dei nostri fotografi ufficiali dell'anno prima, quindi di Alessandra Freguia e di Lugli, di adesso non mi viene il nome, Gabriele Lugli, grazie Paolo, la mostra che racconta l'edizione dell'anno precedente e che poi è accompagnata anche dall'edizione del libro Jazz Diary 2020 che racconta sempre il festival dell'anno prima. Abbiamo poi una mostra, tre mostre di Alessandro Sanna che sono molto belle, tutto ben descritto nel comunicato stampa. Questo è, però lo dobbiamo dire, il festival è un progetto culturale to court che ha dentro le proiezioni cinematografiche, che ha dentro i libri, le mostre fotografiche, che ha dentro attenzione per i laboratori di ogni tipo, che è arte, contest nei quali cerchiamo di coinvolgere i grafici di tutto il mondo. È un progetto aperto e raccoglie grande entusiasmo di tutti gli artisti che vengono coinvolti e questo per noi è un grande orgoglio. Le condizioni perché si possa fare il festival sono adesso quelle degli altri anni, dell'anno scorso. Noi cercheremo di farlo al meglio, di seguire sempre tutte le indicazioni dei DPCM che sarà in corso, ma siamo anche molto ottimisti che con le vaccinazioni la situazione potrà ancora migliorare e il nostro pubblico potrà essere ancora più numeroso. Grazie. Io mi prenoto per una brevissima domanda, se posso. Certo. Sì, vi chiederei, rispetto all'anno scorso, a parte la questione dei cake day e dei mancati arrivi dei soldi, mancato arrivo dei soldi, quali difficoltà avete avuto quest'anno rispetto all'anno scorso, dove forse eravamo stati tutti un po' travolti, mentre quest'anno probabilmente anche dal punto di vista dell'organizzazione, per come sarà quest'estate, insomma, avevate già avuto la buona esperienza dell'anno scorso. Diciamo che intanto il programma di questo festival era sostanzialmente pronto dal mese di novembre. Nel mese di novembre avevamo già, diciamo, eravamo già al circa 70%, forse 75% del programma, immaginando che questo festival si potesse fare in maniera normale, diciamo così, fuori dal tempo della pandemia. Ci siamo poi resi conto che purtroppo non sarebbe stato così. Abbiamo preso coscienza del fatto che avremmo dovuto in qualche modo fare un festival simile, perlomeno dal punto di vista dell'impianto organizzativo, del rispetto verso le regole suggerite dalla pandemia, esattamente come lo scorso anno. E quindi non abbiamo avuto grandi difficoltà, se non altro perché il festival dello scorso anno l'abbiamo svolto in maniera ineccepibile, direi, dal punto di vista organizzativo, nel rispetto totale delle regole, ma soprattutto abbiamo potuto contare su un pubblico straordinario, un pubblico di grande qualità, un pubblico responsabile, un pubblico che ha seguito le regole in maniera, devo dire, perfetta, eccetera. Addirittura alcune delle regole imposte, diciamo, lo scorso anno ci sono servite quest'anno, non ultima la conferenza stampa. Lo scorso anno abbiamo avuto un incremento della rassegna stampa del 400%, dovuta probabilmente in parte al fatto che facendo una conferenza stampa in rete abbiamo la possibilità di coinvolgere molti più giornalisti, non solo giornalisti, ma anche persone. È bello che in questa conferenza stampa ci siano sia i giornalisti, ma ci siano anche gli amici, ci siano alcuni appassionati, ci siano alcuni degli artisti che saranno presenti. Ma anche tutto quello che riguarda, per esempio, l'organizzazione del sistema di QR code, non solamente per esempio per la mensa interna del festival, cioè l'anno scorso chiunque girava a Berchida ed era coinvolto nell'organizzazione del festival, tu Andrea c'eri,
girava con un QR code, cioè con un pass che aveva un QR code. Il pass serviva anche per andare alla mensa, non toccavamo un pezzo di carta, né noi, né le persone della mensa, né le persone che giravano intorno all'organizzazione, né tantomeno poi il pubblico che poteva o acquistare il biglietto appunto attraverso Viva Ticket, oppure che poteva prenotare i posti per i concerti esterni laddove non ci sono dei biglietti d'ingresso. Ricordiamolo anche questo, il Festival di Berchida ha circa il 70% degli eventi che sono a titolo totalmente gratuito, cioè tutti i concerti che si fanno nella piazza principale del paese sono i concerti a pagamento, gli unici concerti a pagamento che sono sostanzialmente 1, 2, 3, 4 e 5. Gli altri 45 concerti su 50, io adesso questo anno non li ho manco contati e parlo solamente di concerti senza contare gli eventi, che sono ben di più, sono tutti eventi totalmente a titolo gratuito, a parte quello dell'Agnata, per problematiche legate anche alla parte organizzativa, eccetera, che dove era addirittura più difficile per certi versi organizzare la parte logistica, perché bisognava fare a numero chiuso, bisognava prenotarsi, eccetera, eccetera. Quindi l'esperienza dell'anno scorso, di necessità si fa virtù, ovviamente è stata utilissima, perché ciò che abbiamo appreso l'anno scorso in un momento difficile, del quale sapevamo poco, quest'anno diventa la regola. E quindi insomma è stato decisamente facile, no? E appunto il programma era pronto ben prima, dovevamo confermare in realtà anche Arcisceppe, l'avevamo promesso, ma poi Arcisceppe questo anno purtroppo non sarà in Europa, sempre per problemi legati alla pandemia, ma avevamo promesso che avremmo confermato il concerto di Fabio Concato. Quindi diciamo una parte del festival di questo anno era già collegata al festival dello scorso, ma certo è che poi quando ad ottobre, primi di novembre, ci siamo resi conto che la situazione si stava nuovamente aggravando, che i teatri si richiudevano, che i luoghi dello spettacolo erano chiusi, che si tornava indietro al pre-estate con tutto quello che comportava, abbiamo preso coscienza appunto che anche il festival di questo anno sarebbe stato organizzato nella stessa maniera. Crediamo sarà così. Ecco, quindi non abbiamo avuto particolari difficoltà. Le difficoltà, e questo ci ha portato, probabilmente ha portato anche i comuni a credere fortemente nella manifestazione e ad avere conferma dei 15 comuni con grandissimo anticipo rispetto al passato. Il sindaco di Berchida credo sia ancora presente, ricordo di una chiacchierata che facemmo con l'amministrazione comunale nel mese di maggio, prima di fare la conferenza stampa. Ricordo che la conferenza stampa dello scorso anno fu fatta, se non erro, il 28 maggio. Una settimana prima ci incontravamo col sindaco di Berchida per capire assieme se era il caso di farlo questo festival, cioè eravamo in un momento del genere, proprio perché bisognava valutare con molta attenzione tutte le difficoltà che la cosa comportava. E c'è qualcuno con un microfono aperto. E invece quest'anno diciamo che anche nel momento in cui ho chiamato il sindaco e abbiamo detto facciamo la conferenza stampa l'8 di aprile, ma ho detto ma potevamo farla anche prima, Andrea ha detto ma perché non la facciamo prima? Perché eravamo tutti convinti del fatto che il festival non solo si potesse fare, ma si dovesse fare, perché l'esperienza dell'anno scorso ha dimostrato che le cose si possono fare senza che queste poi portino a problemi eccessivi. Il problema dell'assessorato al turismo, non abbiamo niente da dire, se non che in questo momento noi abbiamo fatto un esposto al TAR e quindi aspettiamo che ci dicano chi ha ragione o chi ha torto. Noi siamo convinti di avere ragione da vendere, nel senso che non può esistere che si fa un click day in cui si presentano, sì, i primi 10 che si presentano hanno la possibilità di entrare, anche quelli che le manifestazioni non le hanno fatte, che hanno preso i soldi, o realtà che magari sono nate una settimana prima, e significa, non è solamente un problema dei soldi che non ci sono. E mio padre diceva, da buon pastore, che i soldi non si trovano sugli alberi, vale a dire noi dovevamo avere circa 60.000 euro che non abbiamo, e che quindi mancano. Questo significherebbe che una manifestazione meno coraggiosa potrebbe dire bene, non faccio il festival perché mi mancano quei denari. Noi stiamo dimostrando la serietà di sempre, la capacità di sempre di avere una visione, di avere una serietà, che è l'unica maniera, come hanno detto alcuni dei sindaci, alcuni degli assessori, per andare avanti, cioè vedere la luce alla fine del tunnel. Quindi vediamo poi cosa ci dirà il TAR, però al di là di quello che ci darà il TAR, il fatto che sia stato fatto un click day è la dimostrazione del fatto che probabilmente si pensa alla cultura in un altro modo. La cultura è meritocrazia, significa fare le cose in un determinato modo. Noi ci siamo da 34 anni, sappiamo quello che facciamo,
investiamo nella cultura perché siamo un grande progetto culturale, come ha detto giustamente Matteo Alissia. Allora, se i politici credono in un progetto culturale che poi diventa un progetto di grande economia, perché fino a 2 anni fa il Festival Berchida produceva un indotto economico, anzi fino a 6 anni fa, perché l'ultimo studio su Berchida è stato fatto credo 5 anni fa e dimostrava che il Festival di Berchida ha un indotto economico netto sul territorio di 3 milioni di euro. Allora, questo significherà qualcosa, non dobbiamo essere noi a raccontare quello che siamo, non dobbiamo essere noi a raccontare quello che vorremmo essere, non devono essere i sindaci coraggiosi che sono con noi a dover raccontare quello che si vorrebbe essere nelle nostre comunità attraverso la virtuosità che questi territori hanno. Ci dovrebbe essere una politica capace di raccogliere questi stimoli, cercando di tramutarli in un qualcosa di importante e non facendo dei click day o mettendo il bastone tra le ruote. Quindi noi non abbiamo avuto nessuna difficoltà e noi non avremo nessuna difficoltà perché andremo avanti spediti nella maniera di sempre. La nostra risposta al click day è questo di oggi, un altro click, quello che avete fatto voi, ma facendo un click sul link che ha aperto un mondo, seppure virtuale, quello di stamattina, che prelude a un mondo vero, che non è per nulla virtuale, e che quello che Berchida esisterà, si faranno concerti, produzioni originali, presentazioni di libri, attività per i bambini, cinema, eccetera, eccetera, dal vivo, dal 7 al 16 di agosto. Questa è la nostra verità che non presume assolutamente difficoltà di alcun tipo. A proposito di cinema, approfitterei della presenza di Gianfranco Cabido, che so tra l'altro dover essere in procinto di muoversi e quindi lasciarci, per un saluto e per 2 parole sulla rassegna del cinema che è in tema l'edizione di questa. No, grazie Riccardo, perché in ogni un caso se parliamo sempre per ultimi, perché curando Berchida il cinema è come la rassegna è sempre pensata come una sorta di spugna di mare. Se le stelle sono un po' una rotta e noi siamo in una nave con un capitano che quindi disegna una rotta, quando la rotta è disegnata e arriva è declinata dentro la rassegna di cinema, quindi sempre dentro qualcosa che è vivo a Berchida, tra l'altro nell'unico posto veramente fresco, perché ci sarà l'aria condizionata dentro il cinema nel pomeriggio. Noi raccogliamo un po' quelli che sono tutti gli stimoli che avete sentito prima da tutte le parti, per cui ci sarà un punto che ricorderà appunto David Bowie, l'esperienza di Ziggy Stardust, le stelle, quindi ci sarà Dante con una cosa di cui veramente sono orgoglioso di poterla presentare, perché ci partecipai da ragazzo come tecnico del suono, che è la lettura Dantis di Carmelo Bene a Bologna. E poi tendiamo un filo, diciamo, verso appunto il sostenibile, e quindi ci sarà un documentario legato al progetto d'Arsena Blu, un documentario di Gianfranco Rosi per un progetto scolastico appunto che si è fatto a Ravenna di educazione allo sviluppo sostenibile. Facciamo un omaggio al nostro capitano e direttore del festival che compie 60 anni quest'anno, per cui presentiamo come si dovrebbe fare un lavoro veramente molto accurato di Michele Mellari e Alessandro Rossi, che si intitola Paolo Fresu 60 anni, appunto, che è andato in onda già su YouTube, è andato in onda sulle piattaforme, ma sentirlo in un cinema con un impianto audio e restituire a quella musica, a quelle immagini, la grazia che meritano e poterselo godere bene, sarà una cosa interessante. Poi, questo è quello che mi lega magari anche a quello che faccio normalmente, quindi il regista di cinema e il promotore di musica per cinema, è un filo che abbiamo appunto con Time to Children, dove faremo proprio per i bambini dai 0 ai 120 anni un'esperienza che è un'esperienza, diciamo, base del rapporto tra la musica e il cinema, cioè con Paolo Di Sabatino, un film muto, stiamo ancora capendo cosa fare, ma se muto avrete già capito che si muoverà tra
zona che va da Buster Keaton a Chaplin a Stalli e Ollio, di improvvisazione sopra le stelle, quindi un film muto musicato dal vivo. Poi ci saranno anche, diciamo, degli altri piccoli omaggi a quello che a Berchida succede, perché quello che, diciamo, mi riempie di orgoglio è di continuare un po' eroicamente, perché per riallacciarmi a quello che diceva anche prima Paolo, non riusciamo bene ancora a far capire quanto è importante che tutto questo che poi si consuma abbia memoria per il futuro. E quindi Berchida, già da tantissimi anni, con le forze sole del festival, si fa una documentazione molto accurata di tutti i concerti, cioè abbiamo un archivio dove tutti i concerti, gli eventi, quello di cui abbiamo parlato, diventa memoria collettiva per il futuro. Sono nati già molti documentari, tra cui anche il mio Faber in Sardegna, proprio sui concerti a Lagnata, ma sono nati per i 20 anni, nasceranno per i 35 anni, che attingono alle immagini dell'archivio. L'ultimo lavoro è stato fatto, quello sul documentario di Ornella Vanoni, che è passato a Rai 2, e ci sarà un nuovo documentario che probabilmente andrà a Venezia quest'anno, dedicato a Bosso, che attinge anche quello da delle immagini indimenticabili e non possibili da vedere da nessuna parte, perché sono i concerti nelle chiesette, sono pezzi unici, e quindi anche in questo è importante che si lasci memoria. Per cui, diciamo, il cinema è un po' una spugna che assorbe tutto quello che pulsa di vivo dentro il festival, lo registra, lo conserva e lo mette in scena, proprio cercando di mantenere quella rotta che ogni volta è un disegno, devo dire, come avete già sentito prima, molto preciso, per quanto molto articolato e compresso, ma che ha una direzione. Per cui niente, insomma, siete invitati alla rassegna, c'è l'aria condizionata, ma soprattutto sappiate che niente andrà perduto di quello che faremo. Passerei la parola velocemente a Gibo Borghesani per introdurre gli ospiti che sostengono il festival, gli sponsor preziosi, qualcuno ha già intervenuto, sono partner fondamentali per la nostra manifestazione. Per collegarmi un pochettino a quello che diceva Paolo prima, rispetto al fatto che se siamo qui è grazie ai loro click, ai vostri click, ai nostri click. Noi appunto, se possiamo fare, per rispondere anche alla domanda di Massida, se possiamo fare il festival, è anche e soprattutto grazie a persone, perché i nostri sponsor, che io difficilmente chiamo sponsor, perché sono veramente amici del festival, che lo sostengono strenuamente, con grande forza, sempre, e ci sostengono a prescindere davanti a un progetto. E tra questi io voglio ringraziare subito Pierluigi Stefanini di Unipol e Silvia Pavegnani e Simona Ruggeri, che sono sempre con noi, così come il Banco di Sardegna, dove c'è Giuseppe Cucurese come direttore, il presidente Antonello Arru, Antonio Garrucci e Laura Leoni, che sostengono come Banco di Sardegna Time to Children e sono con noi veramente da molti anni. Sardegna Ferris, che è Cristina Pizzutti, per noi la nostra bionda preferita, che ci accompagna da veramente moltissimi anni, oppure Arborea. La cosa bella di quest'anno è che in realtà sono arrivate anche nuove presenze, come Cobius, e prima c'era Raffaele Cocu, ma è dovuto andare via, che è una piattaforma musicale francese di altissimo livello, che ha deciso di sostenere noi e la nostra musica. Così come quest'anno ci sarà il consorzio di Porto Rotondo, Geazar, con Lucio Murru, Paolo Silvio Pippobello. Ci sono i Rau, c'è la famiglia Rau, con la quale l'anno scorso avevamo inventato la Peri Jazz, e quest'anno la loro stella ovviamente sarà simbolo di Timing Jazz, insieme a Lucrezio R con i loro meravigliosi distillati. Quest'anno, a proposito di chi ci sostiene, abbiamo anche, ci eravamo già avvicinati l'anno scorso con Novamont, ma quest'anno il rapporto sta crescendo grazie a un incontro con Giulia Gregori e insieme alla Fondazione Raul Gardini. Qui dovrebbe esserci ancora Eleonora Gardini, che è donna veramente straordinaria, con la quale abbiamo
avviato una serie di progetti che sono tutti legati al green. Se abbiamo molta visibilità è anche grazie ai media partner. Noi abbiamo la radio ufficiale dell'evento, che è Radio Monte Carlo, che anche quest'anno sarà con noi e ci sostiene con grande forza, quindi volevo ringraziare Sara Fedrizzi. E se riusciamo a fare la contingentazione, perché con Viva Ticket ed Elena Verlicchi riusciamo a disegnare dei software proprio precisi per Time in Jazz, e questo ci permette di riuscire a fare le cose con sicurezza senza perdere l'emozione, che è la cosa che è la nostra grande forza. Quindi grazie anche a loro. Ma abbiamo con noi Spreaker, quest'anno ci sarà nuovamente Simone Cavagnino, che ci racconta e ci spiega e condivide con noi e con il suo pubblico tutto quello che avviene. Abbiamo come sempre Spotify, dove troverete la playlist che farà Paolo legata al Festival 2021. Abbiamo sempre la Scuola Holden, abbiamo le cantine del jazz. Insomma, gli amici del festival sono tantissimi e quindi il mio grazie va soprattutto a loro e a tutte le istituzioni che ci sostengono, a tutti voi che potete aiutarci a fare cultura in un momento così difficile. Ma il mio grazie personale va a Paolo Fresu. Grazie Gibo. Io volevo ringraziare anche l'associazione Il Jazz a Scuola, qui è presente Mario Piatti, non so se sia ancora con noi, perché patrocina poi di fatto tutte le attività legate all'infanzia, sia quelle principalmente di Time to Children, quindi insomma il rapporto con un'associazione che poi afferisce alla Federazione Nazionale del Jazz è per noi motivo di orgoglio e molto molto importante. Ma io adesso chiederei ai colleghi della stampa se vogliono intervenire, porre qualche domanda dopo Andrea Massidda, che ci ha aiutato anche a ricostruire un po' la vicenda delle clip. Prego. Se poi anche qualcuno degli sponsor ha il coraggio di parlare o la voglia di intervenire, per noi sarebbe sempre un onore. Non so se Antonio Garrucciu e Laura Leoni sono ancora con noi. Buongiorno, giusto per salutarvi, per fare i complimenti e per ringraziarvi ancora per lo spazio e per tutto quello che voi fate, lavorando in maniera importante. Noi ci siamo sempre stati, quest'anno è importante esserci, noi ci siamo sia perché ci dobbiamo essere, perché ci vogliamo essere. Quest'anno, dall'anno scorso abbiamo sposato il discorso con i children, con i ragazzi, perché ci crediamo, perché facciamo tante attività anche durante l'anno con le scuole che ci permettono di mettere la ciliegina sulla torta, appunto, a Berchina. Voglio ringraziare tutti, voglio ringraziare Paolo, però voglio ringraziare Gibo, voglio ringraziare, ripeto, tutti, però quest'anno ringrazierei Sonia, che svolge un lavoro importantissimo per questo festival, e anche il maestro Cabiddu, perché quest'anno ci ha minacciato tante cose, per cui insomma staremo a vedere, l'appuntamento è per agosto. Grazie a tutti. Elena Gardini, hai voglia di Eleonora Gardini, hai voglia di intervenire con la tua voce? Gibo, scusate, mi inserisco io. Mi ha appena telefonato Eleonora Gardini e vi saluta tutti quanti. È dovuta assentarsi perché oggi pomeriggio ci sarà una conferenza di Confagricoltura sul libro di Mario Bonaccorso, che presenta il lavoro di Raul Gardini, e quindi la sua fondazione è impegnata in questo e doveva espletare tutte le questioni che riguardano questa cosa. Saluta, ringrazia e con questo è felicissima di poter sostenere anche quest'anno l'idea dei laboratori per i bambini legati ai progetti di sostenibilità, di cui la sua fondazione, col progetto Darsena in Blu legato alle scuole di Ravenna, è molto impegnato e ne fa di questo un progetto virtuoso. Già l'anno scorso l'abbiamo presentato a Time to Children e quindi speriamo che a questo si inanellino tante esperienze e tanti lavori in continuità
proprio nella rassegna Time to Children, dove i bambini hanno e sono educati non solo alla sostenibilità, ma alla convivenza, alla relazione, alla partecipazione, come un esempio straordinario attraverso la musica e all'offerta che il festival ci fa di partecipazione come cittadinanza e come cittadini attivi per la costruzione ovviamente di un futuro migliore in tutti i sensi. Grazie anche da parte sua. Grazie. Allora, ci ha raggiunto anche Giuseppe Seu in rappresentanza del comune di Budusò e gli darei quindi la parola. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Niente, per noi è la prima volta, noi come comune, noi come centro culturale, la prima volta che partecipiamo a questa manifestazione, ne siamo lieti. Niente, abbiamo coinvolto anche il comune, quindi vi presento Giuseppina, che è la delegata del sindaco. Buongiorno a tutti. Vi porterà i saluti al sindaco. Grazie. Buongiorno a tutti. Scusate se tengo la mascherina, ma essendo in due ho deciso di tenerla così per precauzione. Sono felice di essere qui a rappresentare il comune di Budusò e vi porto il saluto da parte del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale. Come ha detto Giuseppe, questa è la prima volta che il comune di Budusò partecipa a questo importante festival e volevo fare i miei complimenti a chi si occupa appunto dell'organizzazione di questo evento che soprattutto in questo periodo immagino insomma sia appunto un bel impegno. Sono rimasta colpita dal fatto appunto che siano stati coinvolti col vostro progetto anche i bambini, che secondo me in questo brutto momento hanno tanto sofferto, diciamo, e hanno proprio bisogno di progetti come, diciamo, come questo. Budusò è stata scelta come location la zona di Santa Reparata che si trova nelle nostre campagne dove si svolge la festa campestre più importante in onore della Santa, a cui abbiamo purtroppo dovuto rinunciare, e speriamo che invece questo evento sia un buon auspicio appunto per noi e che sia un segno di ripresa, speriamo, da tutta questa situazione, diciamo. È bello quindi dare un segnale di speranza a tutta la comunità, diciamo. L'arricchimento, solo con l'arricchimento culturale è possibile realmente avere appunto una ripresa da questa situazione. Volevo quindi dire che solo così riusciamo ad uscire da questa situazione di ombra, diciamo, dovuta alla pandemia, che speriamo che si stia evolvendo verso la fine. Volevo quindi ringraziare di nuovo tutti e speriamo di poter realizzare veramente qualcosa di bello per questo appunto, per questo evento. Grazie a tutti. A te. Grazie dunque al comune di Budoni, una new entry nel festival. Di Budusò, pardon. Sì. È la prima volta, speriamo sia all'inizio, quindi, di una futura collaborazione. Quindi chiederei, per avviarci alla conclusione, ai colleghi della stampa se vogliono porre delle domande. Io, Riccardo, ne avrei una, ma magari perché non ho fatto in tempo a leggermi tutto il comunicato stampa, densissimo e affascinante, per cui magari questi dettagli ci sono nel caso la ritiro. Vorrei sapere, poiché sarà probabilmente un pubblico contingentato, come è stato per il festival dell'anno scorso, e c'è una parte di questo meraviglioso festival che va comunque viene quasi elargita come un dono a quest'isola e a chi ha la fortuna di essere a Berchida in quel periodo, se c'è oltre la comunicazione, quindi tu dici tutta la parte radio, anche la possibilità di seguire qualcuno degli eventi o di rivedere, riascoltare qualcuno dei concerti al di fuori, per chi non riuscirà ad arrivare fino a lì.
ma magari l'avete già detto, quindi nel caso chiedo Svenia. No, no, questo non l'abbiamo, in realtà non l'abbiamo detto. Intanto il progetto della radio, se riusciremo a realizzarlo, perché stiamo verificando dei problemi tecnici, delle, comprendere se effettivamente è fattibile, questo si chiama Sa Radio di Manos e Minores, sarà destinato principalmente a Berchida, perché è una radio proprio che si consuma, diciamo così, nel centro abitato del paese, quindi saranno le persone, principalmente le persone grandi, diciamo così, che sono in casa, a poter seguire, diciamo così, alcuni degli appuntamenti che si svolgono appunto nella casara dedicati all'infanzia. Lo scorso anno qualche concerto noi lo abbiamo anche trasmesso in streaming, diciamo così. Devo essere sincero, noi siamo un po', non contrari per carità, ma siamo d'accordo a fare le cose in streaming fatte molto bene. E le cose in streaming fatte molto bene significa avere un apparato dal punto di vista tecnico, dal punto di vista organizzativo, che comporta un investimento importantissimo sul piano economico, perché non c'è cosa peggiore della musica o dell'arte, dello spettacolo che viene poi sparato nella rete senza essere seguito nella maniera corretta, diventa annichilente, diventa veramente, come dire, non rende affatto giustizia a quella sensazione emotiva, fisica, che soprattutto i concerti di Berchida, perché i concerti di Berchida che si fanno in mezzo alle campagne, davanti a una chiesa campestre o sotto un albero, ci sono tutta una serie di cose che coinvolgono sia l'ascoltatore che il musicista, che è difficile poi, come dire, riproporre attraverso una telecamera o peggio ancora, come si fa alcune volte, attraverso un telefonino. Quindi quando ci sono le condizioni giuste potremo regalare, perché no, giustamente un concerto magari ai tanti che non possono venire, perché i concerti saranno contingentati e quindi non potremo avere più di un determinato numero di persone, però diciamo che in genere tendiamo a prediligere ancora l'idea dello spettacolo dal vivo, perché mi sembrerebbe anche, cioè è vero che in tutto questo tempo si sono fatte tante cose in rete ed era giusto fare tante cose in rete perché non avevamo l'opportunità di produrre degli spettacoli dal vivo ed era importante, però non dobbiamo neanche far passare il messaggio che la rete potrebbe sostituire lo spettacolo dal vivo, perché se in questo momento stiamo tutti a casa e ci stiamo girando i pollici o cerchiamo magari di trovare altre vie per la nostra creatività, devo dire che questa non è una cosa straordinaria. Ecco, quindi noi speriamo di fare i concerti dal vivo e quando ci saranno le opportunità magari potremo anche trasmettere qualche concerto in streaming, magari attraverso il nostro Facebook o i nostri, sapendo che non sarà comunque mai neanche il 30% dell'emozione che dei concerti in cui ci si siede, anche magari distanziati di un metro, vicini gli uni con gli altri, a vedere dei musicisti che suonano in carne ed ossa. Visto che c'è un attimo di silenzio, posso chiedere a Cristina Pizzutti di Sardinia Ferris se ha voglia di salutarci? Ciao a tutti, vi saluto molto volentieri. Ho anche attivato il microfono prima di Riccardo e prima di Gibo. Non so se Mattea ha notato questo, ecco. Non so se l'ha notato. Allora, io vi ringrazio molto. Avete detto tanto e avete detto tutto, credo. È stato molto emozionante questa conferenza stampa, perché riprendo alcuni concetti che sono stati molto, molto illustrati, anche con molto sentimento dalle persone che sono intervenute. E ripeto che anche noi ci siamo perché ci vogliamo essere e che crediamo nel festival, crediamo in voi, crediamo nella vostra intelligenza, nella vostra creatività, anche nel gestire la situazione, poi ovviamente legata al contingentamento e alle regole che si dovranno rispettare. E ci siamo perché siamo stati inclusi molto tempo fa, siamo al nostro 16° festival. E non possiamo mancare quest'anno e soprattutto ritorno ad un concetto di cui ha parlato la signora Luciana Cossu, vice sindaco di San Teodoro, che noi amiamo molto questo festival, quindi una delle ragioni per cui partecipiamo è tutto quello che avete detto, quindi l'indotto, l'economia, la visibilità, il territorio, la cultura, l'arte, però è anche l'amore, sinceramente ve lo dico. Grazie Cristina. Cristina... Non credo di essere la vostra bionda preferita, perché secondo me qualcuno preferisce l'ichnusa tra di voi, però... Io no.
Grazie. Per chi non lo sapesse, Cristina, che non si è presentata, ma perché ormai noi abbiamo dei meccanismi, come dire, degli automatismi che vanno in automatico, rappresenta in questo caso Sardinia Ferries, che appunto da 16 anni è la nostra, le nostre navi gialle, la nostra nave gialla preferita. In effetti noi tracciamo quella rotta, no, seguendo le stelle da molti anni per, certo, il festival. Certo, grazie Cristina. A voi. Allora, chiederei ancora ai colleghi della stampa se hanno delle domande da porci, da porre, detto qui. Ricordo anche che avete a disposizione la cartella stampa al link che vi è stato proposto anche poco fa nella chat, dove troverete schede, fotografie, foto di archivio, comunicato stampa, e che naturalmente potrete seguire tutti gli aggiornamenti attraverso sito Facebook, Instagram, il canale YouTube, se avesse bisogno anche di immagini di repertorio. Naturalmente poi non esitate a contattare me o i colleghi dell'ufficio stampa, Francesca Balia e Gian Pietro Giaccheri, per ogni esigenza che si ponesse. Visto il silenzio, direi che si può. Potrebbe... Sì. Allora, rimandiamo appunto agli aggiornamenti, come detto, ai canali social, alle prossime comunicazioni. Molto probabilmente, come è stato già anticipato, faremo una presentazione specifica per il Time to Campus, in realtà dei bambini, ma insomma, sarete aggiornati. Io quindi ringrazierei tutti, non so se Paolo vuole lanciare un saluto conclusivo. Ah, un saluto, un invito. Intanto grazie di essere stati con noi, così numerosi. Vi aspettiamo a Berchid dal 7 agosto. Potete partire con le navi gialle. vi aspettiamo a Berchid, nella speranza che sarà un bel festival positivo e capace di spazzare via finalmente questa pandemia, e che l'anno prossimo si possa, l'augurio è quello che l'anno prossimo si possa tornare a vivere una vita normale come è sempre stato in passato, e anche a toccarci la mano. Io più, scusate se entro a gamba tesa, vorrei più che una domanda, vorrei fare una richiesta. Notizia di oggi che la Francia arriva quasi, oltrepassa quasi 100 teatri occupati. In Italia il Mercadante, il Piccolo di Milano sono stati occupati già da qualche settimana, e si è formata in questo anno una enorme rete di lavoratori dello spettacolo che è riuscita a fare il tavolo di lavoro continuo, incessantemente, a dialogare con il governo per nuove leggi, sia al welfare che Paolo conosce benissimo perché ha partecipato a moltissimi dei tavoli che abbiamo fatto durante quest'anno. La mia richiesta è facente parte di questo enorme movimento di lavoratori italiani che si è formato e che discute di mantenere aperta una finestra durante il festival per le istanze che saranno molto forti, perché sappiamo tutti che se Time in Jazz è una sentinella aperta perché si continui lo spettacolo dal vivo, ci saranno probabilmente il 70-80% dei lavoratori dello spettacolo, sia fra gli artisti che fra i tecnici, che invece rimarranno a casa. E secondo me è estremamente importante mantenere una finestra sulle istanze di ciò che sta succedendo in live, per usare una parafrasi. Grazie intanto a Paolo e a tutti. Caro Gianni, direi come non dire di sì. Sai quanto i problemi dei lavoratori sono non solo i miei e i tuoi, ma quelli nostri,
in genere, per cui mi sembra un'ottima idea quella di aprire una finestra a Berchida proprio in una riflessione. Speriamo che da allora alcune cose si siano risolte, la ripartenza, se avverrà, e speriamo tutti che avvenga, ne siamo quasi certi, che non sia una falsa ripartenza come è stato l'estate scorsa, ma come dici tu ci sono problematiche altre poi che derivano dai ristori inadeguati, dai ristori non pervenuti, dal welfare che va rivisto, nonché dalla scrittura di un nuovo statuto dei lavoratori dello spettacolo, perché quando poi finirà questa pandemia il problema non sarà risolto, cioè non è che dimenticheremo da un giorno all'altro quei pochi che saremo sopravvissuti a fare questo mestiere, non parlo solamente di noi artisti, ma parlo di voi, di tecnici, di maestranze, di tutti quelli, molti più di noi, diciamo così, che sono i veri lavoratori che sostengono il mondo dello spettacolo. E quindi ci sono una serie di problematiche che sicuramente, ahimè, purtroppo non saranno per nulla risolte, non solo quest'estate, ma probabilmente mi viene da pensare neanche l'estate prossima. E allora instaurare una discussione su questo tema a Berchida, nello specifico, con voi, con il pubblico, affinché anche gli altri comprendano che cos'è l'eterogeneo mondo dei lavoratori dello spettacolo, mi sembrerebbe molto molto importante, soprattutto per un festival come il nostro, che annuncia un programma con grande anticipo per dare anche un segnale di positività e per aprire un varco di luce rispetto ad un buio che comunque è ancora tutto presente e preservato. Per cui sono totalmente d'accordo sul fatto che uno spazio del genere sia non solo importante, ma oserei dire fondamentale.